Amici di Radio Speranza, bentornati a Benedetta tra le righe. Nella puntata di oggi andiamo a conoscere un nuovo libro dal titolo Briciole, guidati proprio dalla sua autrice che è qui in studio con noi, quindi benvenuta a Manola Di Tullio. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, Manola è un'autrice pescarese e nel suo carnet di pubblicazioni si possono trovare prevalentemente opere in prosa, ma in questa occasione parliamo un po' di una novità che è rappresentata proprio da questo tuo ultimo titolo, Briciole, che è invece una raccolta di poesie. È uscito a marzo, quindi possiamo dire che è fresco di stampa, edito Tabula Fati, e si tratta appunto di una raccolta concatenata, ecco, di poesie, la prima per te, Manola. Quindi ti chiedo immediatamente qualcosa su questo titolo: perché hai scelto Briciole e poi per che cosa rappresentano le briciole in questo libro? Io volevo partire raccontandovi di un poeta, Vito Moretti. In una sua poesia, Dio c'è, ci deve essere, e lui dice questa cosa: il piacere dei poeti è concimare la terra con briciole di pane. Ecco, i poeti forse amano sparpagliare di briciole, di emozioni soprattutto, e di parole il mondo intero. E quindi è così è nato questo titolo, ma può avere anche una valenza anche di ritrovarsi, perché ci sono le briciole delle favole grazie alle quali ci si può ritrovare dopo uno smarrimento, o ancora si può dare anche un'altra valenza: io mi accontento delle tue briciole e comunque sono felice, comunque mi posso accontentare, non è detto che le briciole non abbiano importanza. E quindi è nato così il mio titolo. Sì. E poi tra l'altro è una cosa anche molto carina, perché tu ci hai dato tre letture diverse della stessa parola, e poi fondamentalmente, me lo confermerai anche tu, la poesia soprattutto, beh oddio, in generale un po' tutta la letteratura, ma la poesia soprattutto ha un significato diverso poi da persona a persona, no? E dipende un po' come uno la percepisce, quindi forse questi tre significati sono... È proprio carino, ecco, averne di più di uno. Sì, perché le poesie, le parole si lasciano andare, le poesie si lasciano andare, e poi ognuno, il lettore se ne appropria, le fa proprie, le studia e pensa quello che vuole, d'altronde. Cioè, certo. D'altronde la poesia non si spiega. È certo, si riflette un po' tutto sulla propria persona. E, allora, proprio perché in apertura abbiamo detto che fra le tue pubblicazioni c'è una maggioranza, una stramaggioranza di prosa, che tu hai scritto molti racconti, come è avvenuto questo passaggio dalla prosa alla poesia, e se in fondo nel tuo cassetto del comodino hai sempre conservato dei versi? Ti rispondo, parto dall'ultima domanda. I miei versi sono nati, in realtà, i miei primi versi nel 2017, quindi sono proprio freschi. Recenti. Ho scoperto la poesia ultimamente. E per quanto riguarda i racconti, già i miei racconti sono strutturati in maniera molto breve e concisa, quindi il passaggio dal racconto alla poesia è stato quasi necessario per cercare di condensare ancora di più i miei pensieri in poche parole, perché le parole, perlomeno nella scrittura, anche io sono una chiacchierona, nella scrittura cerco di condensare il mio pensiero, perché poi ognuno ne possa fare, ecco, un uso come meglio crede, o comunque sì, a volte veramente bastano due parole per esprimere le proprie emozioni. I miei racconti sono nati soprattutto per le emozioni. Il mio primo racconto si chiama L'uomo appeso, può sembrare un brutto titolo, in realtà i miei racconti, come questo racconto, come le mie poesie, la maggior parte nascono di notte. Ah, ecco. Quindi ho l'ispirazione, ho la presunzione di dire di avere l'ispirazione di notte, del primo rigo, del primo pensiero, e poi le sviluppo durante la giornata. Io dico sempre che la poesia non chiede il permesso, quindi soprattutto durante la notte, quando si è meno esposti al ragionamento, al raziocinio, è più facile, insomma, che si venga ispirati. E L'uomo appeso, in realtà, adesso lo racconto brevemente, sì, è una,
ispirato alla mia storia. Io sono sposata ormai da 32 anni, quindi insomma sono una bella esperienza. Una bella esperienza. E comunque sia, mi sono sempre chiesta della, no, della posizione tra moglie e marito, e quindi ho costruito questo racconto di una donna che si immagina che è appesa ad un filo a questo uomo, e questo uomo che cresce e diminuisce di giorno in giorno, una volta è grande, una volta è piccolo, e lei è convinta di dipendere da questo uomo, taglia questo filo e in realtà l'uomo poi resta sempre uguale, non cambia più. Quindi si rende conto che è il suo punto di vista che cambia, okay, non è la persona. Quindi molte volte ci immaginiamo, no, cose che non sono reali, oppure cose che non vogliamo vedere o cose che vogliamo vedere, quindi ci costruiamo un po' l'altra persona un po' come vogliamo, insomma. E quindi poi ci si rende conto invece che l'altra persona, giustamente, bisogna rispettarla per quella che è. Certo, è giusto. E quindi insomma questo tuo questo passaggio dalla prosa alla poesia è stato facile? Cioè, o ti ha un po' messa in crisi perché magari le prime poesie non ti piacevano? Messa in crisi sicuramente. Tuttora, se rileggo le mie poesie, molte adesso dopo 6 anni le cambierei, però in quel momento la necessità dettava quelle determinate parole, mm-hmm, quindi non avrebbe forse nemmeno senso, non si possono ricostruire a posteriori le mm-hmm poesie. Qualcuno le lascia sedimentare forse sì, però 1 o 2 giorni, poi già si cambia emozione, si cambia stato d'animo, e quindi anche lì, insomma, preferisco io. Nasce la notte, poi vado un po' di pancia, le mie poesie sono scritte un po' di pancia, nel senso di getto, e poi ci si rilavora sulla parola, sulla struttura, perché poi mi piace, insomma, utilizzare parole un po' particolari, un po' ricercate, ma non solo semplicemente per attirare ancora di più un concetto. Ok, e dopo infatti ce ne darai proprio un esempio, ma per il momento ci fermiamo solo qualche minuto per goderci un po' di musica. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice, piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via, ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia, ci sarà e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia. Insieme come se non sentissi più dolore, ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto, ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia, ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una poesia. Possa fare male, in fondo sai che sei ancora qui, e dare tutto e dare tanto quanto il
segno rimarrà. Questo nodo lo sciolga il sole, come sa fare con la neve, ci sarà. Entriamo a Benedetta tra le righe con sulle note di questa bellissima canzone di Elisa che abbiamo ascoltato, Una poesia anche per te, che non è una poesia solo nel titolo, perché questa cantautrice ne scrive continuamente di poesia in tutte le sue canzoni, e di poesia oggi si parla perché siamo in compagnia di Manola Di Tullio, che ci racconta la sua ultima pubblicazione, Bricioli, appunto una raccolta di poesie. Allora Manola, abbiamo parlato della nascita di questo titolo, della nascita anche dell'intero volume, perché ci hai raccontato che comunque è una raccolta che tu macini da un po' di anni, e adesso entriamo un pochettino più nel dettaglio. Io ho notato che tu hai dedicato questa raccolta ai tuoi genitori, e mi è sembrato un po' una chiave, diciamo una sorta di porta che si apriva sui tuoi pensieri più intimi e sui tuoi ricordi. Ecco, c'è questa raccolta un filo conduttore che si può proprio ricondurre alla tua vita? Sicuramente i miei genitori sono parte integrante di questa raccolta, nel senso sono una raccolta che porta delle poesie di un mio periodo, diciamo è un'analisi, ho 51 anni, ho fatto un po' un'analisi della mia vita, e senza i miei genitori, ora potrebbe sembrare ovvio ma non lo è, io non ci sarei, ma soprattutto perché loro mi hanno aiutato in un momento molto buio della mia vita, mi hanno aiutato a riprendere il cammino, e senza di loro veramente non sarei qui. Quindi riflettevo anche in macchina, solo un genitore può supportare e sopportare il dolore di un figlio. Io ho 5 figli, quindi adesso te ne rendi conto. Adesso me ne rendo conto dall'altro lato, e i miei genitori in questa cosa sono meravigliosi, tuttora un pieno appoggio dei miei genitori, e quindi è venuto istintivo dedicarlo a loro, a tutto l'aiuto che mi hanno dato e mi continuano a dare. Bene, bene. E quindi si potrebbe anche dire che insomma è un po' una porta questo libro, che conduce ai tuoi pensieri, quelli che comunque produci di notte, ai tuoi ricordi. Che cosa possiamo trovare proprio tra queste pagine? Qui dentro, tra le righe, soprattutto tra le righe, c'è una Manola che molti non conoscono, soprattutto oggi. Chi non mi ha conosciuto, insomma, mi hanno detto non mi ci ritrovo, dice non sembri tu. In realtà questo è un modo quasi per andare avanti, cioè per esorcizzare un po' i vecchi pensieri e poter affrontare quindi il futuro in maniera più serena e più essendo più coscienti comunque di questa cosa. Quando si prende coscienza di quello che si è stati, ci sono, sono poche le scappatoie oppure i modi per andare avanti, no? Certo. E uno di questi, invece di sopravvivere, di continuare, no, a trascinarsi, è proprio il fatto di prendere atto di quello che si è stati, proprio per migliorarsi e poter andare avanti, soprattutto come genitore, che oggi insomma non è proprio il massimo, però non è proprio semplice, ecco. Diciamo così. Altrimenti è una bellissima esperienza. Beh, certo. E tra l'altro mi dai anche un po' lo spunto per dire che molto spesso proprio tutto quello che leggiamo, prose, poesie, sono spesso narrate al passato, oppure nel caso delle poesie spesso magari c'è un presente, ma un presente, come dici tu, consapevole, come ecco a guardare dei ricordi o comunque delle esperienze fatte con un punto di vista proprio più consapevole. E adesso, come anticipavo prima della pausa musicale, ci leggerai proprio una delle tue poesie, forse preferite, immagino, perché se l'hai scelta per noi deve essere sicuramente così, e ci darai un po' ci farai guardare attraverso la fessurina della serratura che cosa c'è dentro questa raccolta. Io vi vorrei leggere, se
è possibile due, anche perché le mie poesie sono molto, molto brevi. Intanto parto con questa, che forse è la mia preferita, ed è una di quelle nate proprio di notte. Ho visto nascere il vetro, sabbia, fuoco, meraviglia, disordine che splende incurante degli ordini perfetti. È vero che la poesia non si spiega, però di notte mi ha questa frase, ho visto nascere il vetro, poi ho pensato in realtà non l'ho mai visto nascere il vetro, è una cosa, anche su internet ho cercato il vetro dalla sabbia e quindi ho pensato a questa meraviglia, poi studiando ancora, perché il bello della poesia poi che anche si va a studiare, si va a cercare, no, la parola o l'effetto, e ho scoperto che il vetro che sembra così perfetto, in realtà dentro sono tutte delle molecole disordinate, completamente disorganizzate. Mm-hmm. E quindi è come, e può rappresentare un po' anche l'essere umano, ci sono persone che all'esterno sembrano perfette, poi dentro hanno tanto di quei timori, di quelle paure, di quelle rabbie, no? Oppure al contrario c'è gente che all'esterno può sembrare disordinato, caotico, e in realtà dentro ha una pace interiore che noi non ci possiamo immaginare, quindi è tutto un punto di vista differente. Vero, vero. E questa come si intitola? Allora, le mie poesie non hanno, molte poesie non hanno titolo, non riesco anche perché essendo molto brevi è difficile inquadrarle in un titolo. Un'unica. Queste sono quattro righe, quindi di solito l'editore Marco Solfanelli, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare, dice, beh, almeno usiamo il primo rigo. Frase, certo. Ho detto, no, guarda, ho detto, lasciamole così, proprio briciole in tutti i sensi. In tutti i sensi. E invece questa è un'altra poesia che ho l'anno scorso, questa è stata fatta, ed è stato un momento in cui ho sentito, mi sono sentita di ringraziare Dio, di ringraziare il mondo. Salita al corno grande, questo è un titolo. Il fiato corto contro il silenzio delle cime, nutro i miei passi col dolore, torno montagna mia, salgo, coi piedi e con il cuore, ma non basta, mi abbraccio alla tua roccia, e lascio che la tua forza mi sostenga nell'andare. Dondola sulle labbra una preghiera di ringraziamento al Signore. Corro il sentiero sotto i piedi, libera vertigine a ogni passo, colori a oltranza su ogni affaccio, intorno dell'armonia del cosmo mi circondo, e tu montagna aspetti con pazienza che io viva ogni secondo di salita. E questa è la mia poesia di ringraziamento, perché a volte anche le salite poi permettono, le salite della vita, ce ne sono abbastanza per tutti penso, poi permettono di poter apprezzare ancora di più quello che si trova alla fine della salita. Certo, questa è una metafora perfetta della vita in generale, di tutto quello che accade. Bene, allora io Manola ti ringrazio di cuore di essere stata con noi, e anche per averci proprio veramente aperto una porta sulla poesia, ma anche sulla tua vita, perché abbiamo sentito in questi ultimi versi che ci hai raccontato proprio una parte di te, e ci hai fatto anche capire quanto sia intimo questo coinvolgimento, ma anche questa condivisione, quindi ti ringrazio tantissimo e ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. E infine ringrazio anche tutti voi ascoltatori di Radio Speranza che mi seguite sempre, grazie per essere rimasti in ascolto anche per questa puntata di Benedetta tra le righe. È tutto, io vi saluto e come sempre vi aspetto qui sempre su Radio Speranza in blu fra 15 giorni. Ciao.